Ciao, sono Winiton Tube e benvenuti a un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di questo pedale, l'Exchanger di Keystone. È una specie di camper per i pickup della nostra chitarra. Dopo la sigla. La tecnologia dell'Exchanger è molto interessante. Il pedale raccoglie il segnale all'ingresso, lo rende flat in modo da minimizzare qualunque perdita di informazione e, sulla base della configurazione in ingresso, modifica e adatta i profili. Qui al centro, non so se riuscite a vederlo, abbiamo una serie di pickup profilati. Abbiamo Hot Texas, Bright Vintage, che sono le single coil. Abbiamo un P90, abbiamo vari humbucker e navighiamo in questo menu attraverso questo switch, il Tone Select. Qui in alto abbiamo due controlli. Questo è il level, ossia l'uscita generale, che è un controllo molto hot, quindi non credo che supererete mai lo zero. Abbiamo il pickup adjust, che è una specie di master tone. E se abbiamo una chitarra con un humbucker parecchio scuro, abbiamo la possibilità di schiarire ulteriormente il suono con questo switch, Standard Bright Boost. Quali sono dunque gli utilizzi di questo pedale? Sono due. Possiamo usarlo come exchanger, per esempio, abbiamo una strato e dobbiamo fare un solo con un suono di humbucker, attiviamo il pedale con il profilo dell'humbucker e siamo a posto. Un'altra possibilità è quella di exciter, come si dice. Ossia, abbiamo una chitarra per esempio con dei single coil che non sono proprio il massimo e non ci va di cambiare pickup. Possiamo usare le simulazioni o i profili, più corretto dire i profili, dell'exchanger in modo da avere appunto un suono più performante, più musicale, più dinamico soprattutto, senza appunto dover intervenire sulla chitarra. Possiamo pensare quindi al pedale, all'exchanger, come una specie di boost, EQ, anche compressore se vogliamo, messi insieme, settati in maniera ottimale per tirare fuori appunto il massimo dallo strumento che abbiamo a disposizione. Ho deciso di organizzare il test del pedale in questo modo. Suonerò davanti a voi con diverse chitarre, registrerò quello che suono nel looper e successivamente manderò quello che ho registrato dal looper direttamente nell'exchanger, in modo da garantire appunto un test imparziale dove non ci sono differenze nel suonato e le uniche differenze che sentirete a livello di suono sono appunto le differenze portate dall'exchanger. Passiamo al looper. Thank you.
Allora, che dire di questo Exchanger? Interessante, vero? È un pedale unico nel suo genere, non credo che ne esistano di simili. Quindi sono contento di averlo portato qui nel canale. Dal punto di vista costruttivo è estremamente solido, quindi va bene anche per il live, non abbiate problemi a pestarcelo sopra, non succede niente. I suoni li avete sentiti, assolutamente credibili, musicali. Mi sento di consigliarvelo e vi lascio il link in descrizione. È tutto per oggi, se vi è piaciuto questo video fate like, iscrivetevi al canale. Anche una novità, c'è anche una novità da dirvi, ho aperto il gruppo su Facebook, TomTube, venite a trovarmi anche lì, e anche Instagram, Uri Baranes Guitar Studio. Ci vediamo presto con altri video, buone cose e buona musica. Ciao!